bene, tutto sommato, siamo circondati dall'affetto di un'intera comunità. Ci telefonano, ci vogliono portare le colazioni, ci hanno portato, non fanno manco mancare la tradizione culinaria del carnevale, ci hanno portato le famose polpette. Veramente devo ringraziare tutta la comunità di Rentiscose, di tutti gli amici che sono in giro, Ecco, veramente ci stanno ma stare in dimostrando grande distanza. quarantena ci può spiegare, insomma, perché voglio dire, che cosa significa? Voi state chiusi in casa, le persone Sì, possono dobbiamo venirvi? evitare i contatti con l'esterno. Siamo qui, siamo a casa, facendo una vita molto sui social, perché ti lascio immaginare, abbiamo tantissime persone che ci vogliono sentire e dare la solidarietà e non ci telefonano per mera curiosità, ma lo fanno veramente per testimoniarci il loro affetto. Di questo ne siamo veramente grati. Ecco, ma qualcuno viene a trovarvi, può venirvi a trovare in No, questi giorni? Assolutamente no. non dobbiamo avere contatti. Noi, anche grazie, questo va rimarcato, all'interesse del sindaco, ieri è riuscita ad ottenere quasi un'eccezione rispetto a quello che dovrebbe essere il protocollo, perché il protocollo prevede che, così mi diceva pure il medico curante, il dottor Esposito, che non è possibile attuarlo qualora non ci siano i sintomi. Fortunatamente sintomi non ce ne sono. Quindi voi preferite comunque fare il tampone per stare un po' più Eh sì, anche tranquilli? perché si è creato un falso allarmismo un po' in giro in tutto il comune, perché poi mio figlio è rientrato giovedì sera da Milano, è stato a trovare lo zio che ha subito un intervento delicato lì a Codogno, ma ha transitato. Dalle notizie che ho quasi per certe è che di fatto il paziente 1 è stato ricoverato giovedì, quindi il giorno dopo, quindi è un senso di Precauzione. responsabilità, è una precauzione per rispetto della comunità, per rispetto e amore della mia famiglia, è normale, è così, così bisogna fare. Cosa si sente di dire alla sua comunità, insomma, e a Ma quanti? già l'ho detto, lo ribadisco, ci stanno inondando di affetto, non siamo soli perché veramente la comunità di Lentiscosa è eccezionale, è conosciuta, non smette mai di in quelle occasioni un po' più delicate di dimostrare l'affetto verso tutti, immaginate verso la nostra famiglia. Quindi ribadisco ancora un ringraziamento al sindaco per quello che ha fatto, sperando che naturalmente tutto si risolva nella negatività del tampone, così almeno il problema rimane tra le mura domestiche Quindi anche se qui. il tampone dovesse risultare negativo, voi continuerete a Sì, restare in dobbiamo quarantena. attenerci comunque, sì, dobbiamo attenerci comunque a questa quarantena che prevede 14 giorni di isolamento, tra l'altro, però non siamo soli, Suo non ci figlio che sentiamo soli. cosa le dice? E che mi dice? Ti lascio immaginare, un ragazzo di 20 anni che non accetta di buon grado questa situazione, però è chiaro che bisogna farlo per un senso di responsabilità, di rispetto verso gli altri, verso il prossimo, che deve sempre essere tutelato da questioni che possono riguardare purtroppo il nostro malgrado, suo malgrado, le questioni personali. Ecco, queste sue Comunque parole sono tranquillo. importanti perché molti stanno rientrando, quindi questo suo messaggio è importante, insomma, avete dato comunque il buon esempio, l'esempio. Sì, siamo grati a quello che la vivono in questi termini. Purtroppo poi c'è tanta gente che, non conoscendo i fatti, non conoscendo le persone, sono i famosi, non voglio usare termini troppo pesanti perché no, non è un mio modo di essere, ma sono queste persone che non conoscono i fatti, perché noi poi tra l'altro tra venerdì e sabato siamo stati in contatto con i medici dell'ospedale, sono le mie cognate lì, quindi che hanno detto di stare tranquilli perché non c'è nessun tipo di allarmismo. È chiaro che il protocollo va attuato perché mo, tra l'altro, qualsiasi persona che scende da quelle zone, addirittura da Milano, devono attenersi ad una, tra virgolette, una volontaria quarantena, quindi Autoquarantena. un'autoquarantena, quindi sperando che la cosa si risolva, però qua da quello che si sente non sarà così, quindi dobbiamo attrezzarci soprattutto mentalmente, dobbiamo agire più che con il
con la mente sicuramente essere logici rispetto a tutto quello che accade, però dobbiamo avere più umanità nei rapporti delle persone, perché qua se no si ferma tutto, si ferma il mondo, si ferma l'economia, e veramente non so come possiamo uscirne.